Oggi è anche la giornata mondiale dell'autismo, occasione di riportare l'attenzione su una patologia su cui manca ancora una risposta aggiornata e organica a livello istituzionale. Le famiglie, spesso lasciate disperatamente sole, cercano di attrezzarsi associandosi. Due esperienze fra Bassano e Casale sul Sito. A Bassano del Grappa, l'auditorium di un patronato diventa aula universitaria. Nella giornata mondiale dell'autismo, in 1000 via web da tutta Italia seguono un corso dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia. È fra le punte avanzate e rare nel nostro paese nello studio dell'autismo e delle strategie per affrontarlo e per quanto possibile guadagnare margini d'autonomia. Fuori è noto da tempo che si tratta di un disturbo fisiologico della comunicazione in varie forme. Da noi il quadro generale è segnato da una storica arretratezza di impostazione e di servizi. Gruppi di genitori non rassegnati si organizzano. Bassano, biofattoria sociale Conca d'Oro. Ragazzi autistici imparano a svolgervi il lavoro vero. Loro danno dei servizi e danno dei prodotti, non sono gli altri che sempre danno a loro dei servizi. Autismo Treviso, l'Orto di San Francesco a Casale sul Sile. Domani giornata a porte aperte, modello di attività mirate per il tempo non scolastico, drammaticamente sguarnito di sostegno per chi non se lo può permettere. Si tratta di 20-40 ore di trattamento educativo alla settimana che costano molto, circa 3.000 euro mensili, e che purtroppo il settore pubblico non passa. L'idea della veronese Francesca Martini, sottosegretario alla salute, di fissare delle linee guida nazionali per l'autismo sulla base dell'efficacia, incontra la resistenza dei conservatori, perderebbero i finanziamenti. Abbiamo altri piccoli esempi nel Veneto, come l'Orto di San Francesco, però purtroppo vediamo che c'è una politica assistenziale che è costosa e soprattutto